Lucca ospita una mostra che attraverso alcuni capolavori del Seicento racconta il ruolo della luce, da Caravaggio a Paolini. Emiliano Condò. La realtà del suo tempo, la vita quotidiana, quasi una fotografia. Caravaggio e la sua rivoluzione. Caravaggio è il primo pittore di luce e poi da lui ne derivano molti che arrivano a Roma a vedere il fuoco che lui ha acceso. Ma è un fuoco che sembra l'invenzione della luce elettrica, che è l'idea che un dipinto non è a luce naturale. A Lucca una mostra che è un percorso di oltre 100 opere per guidarci attraverso la luce. Non solo Caravaggio, ma tutti quegli artisti che per buona parte della loro vita lo hanno inseguito, studiato, ammirato. Tra loro Pietro Paolini, lucchese, spesso trascurato e invece capace come pochi di interpretarne sensibilità e atmosfere. E poi Rubens, difficile, quasi impossibile non cogliere l'impronta di Caravaggio nel lavoro di un maestro che per 8 anni ha vissuto in Italia. La natività di Rubens, che è l'inizio di una grande festa in cui la luce è tutto. La pittura di luce comincia con quel quadro ispirato a Caravaggio, ma potenziato, come appunto se avesse messo la luce al neon.